dall'Olimpico per Roma-Parma, Daniele Fortuna. E per la serata di Daniele De Rossi, con un Olimpico pieno come poche altre volte e i giocatori in campo con i loro bimbi per la presentazione, i giocatori della Roma, una coreografia pazzesca da parte della curva sud, bandierine gialle e rosse, e poi in mezzo alla curva uno striscione lunghissimo ci ha rappresentato in campo per 18 anni. Da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre in basso. Siamo tutti TDR, Daniele De Rossi, e striscioni ovunque in Tribuna Tevere e anche in Curva Nord. Migliaia di persone si sono accalcate nei pressi dell'Olimpico già dalle prime ore di questo pomeriggio sotto la pioggia, nonostante una stagione deludente, perché il quarto posto, la qualificazione per la Champions è probabilmente un'utopia, dovrebbe dipendere dalle sconfitte delle squadre che precedono la Roma. Ma c'è da salutare Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia della Roma. Andiamo a vedere le formazioni. La Roma giocherà con Mirante in porta, poi Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov, De Rossi e Pellegrini in mezzo al campo, Perotti, Pastore e Lasciaraui, dietro all'unica punta Edin Dzeko. Il Parma, Frattali in porta, debutto in Serie A per lui a 33 anni, lui di Roma, cresciuto proprio con la maglia giallorossa nelle giovanili. Jacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi, poi Dezzi, Kučka e Stulac a centrocampo, davanti Gervinho, Sprocati e Ceravolo, l'arbitro è Mazzoleni, alla centro del campo i due capitani Daniele De Rossi. Gli occhi di tutti sono per lui. Studio Roma con la maglia del prossimo anno, con fulmini stilizzati sul colletto e sui bordini delle maniche, una maglia particolare anche per De Rossi, su una manica è raffigurato il capitano, un momento particolare, l'esultanza dopo il derby del 2017 vinto dalla Roma, quando De Rossi festeggiò con la curva sud arrampicandosi sui cancelli. Il Parma dall'altra parte con maglia bianca, tradizionale croce nera, pantaloncini scuri. 20esimo, 0-0, tanti errori da una parte e dall'altra anche da parte dei giocatori della Roma. La serata è particolare, si arrabbia moltissimo però Claudio Ranieri lì davanti alla panchina a prendere la pioggia, coperto dal cappuccio. De Rossi adesso prova il lancio lungo sulla sinistra per Perotti, la misura è sbagliata, tocca di testa Jacoponi, manda il pallone in fallo laterale in tribuna. Tantissimi amici di Daniele De Rossi, anche ex compagni di squadra nella nazionale, quella del 2006, Gigi Buffon, Marco Materazzi. Roma che tocca il pallone all'indietro, lo rigioca nel cerchio centrale del campo con Fazio, è il 21esimo, Roma 0, Parma 0. Cagliari, Mirante alza in calcio d'angolo, una conclusione centrale da fuori di Jacopo Dezzi, un altro calcio d'angolo per il Parma, il quarto, e il Parma è stato pericoloso, è andato vicino al vantaggio al 24esimo e Mirante è stato perfetto su una contropiede magistrale della formazione di D'Aversa, apertura in area di rigore per Gervinho, la conclusione angolata, il tuffo a deviare il pallone in calcio d'angolo del portiere della Roma. Altro calcio d'angolo ora dalla bandierina di destra per il Parma con Stulac già sul pallone, cross in mezzo, Fazio allontana, poi si lotta ancora al limite dell'area di rigore, ne esce vincitore un giocatore del Parma, ci sarà un altro corner per la formazione ospite, è il 29esimo, Roma 0, Parma 0. Cagliari, c'è il vantaggio della Roma, ti chiedo scusa, con Pellegrini, Roma 1, Parma 0, 35esimo, di nuovo Reggio Emilia. D'accordo, Daniele Fortuna. Andiamo a Roma. Dove il 37esimo, la Roma è passata in vantaggio, ora conduce per 1-0 sul Parma grazie alla gol segnato da Lorenzo Pellegrini due minuti fa dopo un'azione piuttosto estemporanea, dobbiamo dire, della Roma. Un primo colpo di testa di Kolarov, la difesa della Parma ha cercato di allontanare il pallone dall'area di rigore, il pallone però è arrivato sui piedi di Pellegrini dal limite dell'area, dalla distanza, ha calciato verso la porta, una conclusione anche centrale, ma c'è stata la deviazione decisiva a spiazzare Frattali di Gagliolo proprio davanti alla porta per Pellegrini, è il quarto gol in campionato. Intanto fallo e ammonizione per Kučka, 38esimo, Roma 1, Parma 0. Cagliari,
Olimpico invece recupero breve, si gioca l'unico minuto concesso dall'arbitro Mazzoleni. La Roma in vantaggio sulla Parma per 1-0. La Roma sta giocando meglio nel finale del primo tempo, ha avuto una buona possibilità di Dzeko, l'ha sprecata con una conclusione centrale, va via ora Perotti sulla fascia sinistra, oltrepassa la linea centrale del campo, Dzeko si fa vedere, viene servito invece Kolarov direttamente su Frattali che si tuffa con i pugni, allontana il pallone all'area di rigore, poi Florenzi limite, carica il tiro, la deviazione con la schiena di Gagliolo, calcio d'angolo per la Roma, altro corner, il quarto per la formazione allenata da Claudio Ranieri. E visto che è una serata di saluti, di omaggi, uno striscione proprio per celebrare Claudio Ranieri, per ringraziarlo, è stato esposto dalla curva sud, poi gli applausi di tutto lo stadio, l'allenatore romano e romanista è sembrato commosso. Finisce adesso il primo tempo, la Roma è in vantaggio per 1-0 sul Parma grazie alla gol segnato da Pellegrini al 35esimo. Cagliari è ripresa anche all'Olimpico da 5 secondi, la Roma in vantaggio per 1-0 sul Parma, un primo tempo decisamente poco trascendentale per quello che si è visto sul campo, con la Roma in vantaggio grazie alla rete segnata da Pellegrini, tiro deviato però nella propria porta da Gagliolo. Il Parma comunque è stato pericoloso, Mirante formidabile nello sventare un contropiede di Gervinho, le emozioni dai tifosi, le ovazioni continue per Daniele De Rossi e il ringraziamento anche per Ranieri che si è commosso. Un calcio d'angolo per la Roma, pallone che termina oltre la linea di fondo, ultimo a toccare Pastore, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Parma. Roma 1 Parma 0, primo minuto, andiamo a Cagliari. Roma il nono minuto, 1-0 per la Roma sul Parma, ma la formazione di Ranieri sta giocando meglio rispetto al primo tempo. Perotti il più ispirato tra i giallorossi, un palo esterno colpito in apertura da posizione angolatissima e poi un minuto fa una conclusione dalla distanza che ha sfiorato la traversa. 21esimo, Roma 1 Parma 0, la prima sostituzione per il Parma, dentro Macin, fuori Stulaz. Nella Roma invece è entrato Cristante per Pastore, poi è uscito Dzeko per Schick, Dzeko che lascerà la Roma dopo 4 campionati, 87 gol, fischi inizialmente poi coperti dagli applausi del resto dello stadio. Ormai una partita a viso aperto, un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra, più pericolosa la Roma negli ultimi minuti. 22esimo, Roma 1 Parma 0, Cagliari. 28esimo, Roma 1 Parma 0, appena sprecato l'occasione del pareggio Gervinho, un'occasione facile perché Gervinho era solo in area di rigore dai 15 metri, appena dentro l'area di rigore, e aveva la porta davanti, nessuno davanti a lui, ha sprecato, ha tirato altissimo con il corpo troppo indietro. In questo momento il Milan è di nuovo in attenzione, l'Olimpico che interviene perché sta per uscire Daniele De Rossi, abbracciato 1-1 dai suoi compagni, dall'arbitro, dai giocatori della Parma. Si ferma il gioco, si ferma lo stadio, le bandiere, i cori per De Rossi, altri abbracci. Roma 1 Parma 0, 36esimo, e questo l'ultimo minuto, gli ultimi momenti della carriera giallorossa di Daniele De Rossi. Ferrara e la linea torna all'Olimpico, dove il 37esimo, ancora gli applausi per Daniele De Rossi, gli abbracci in panchina con tutto lo staff, sì, commossi, i giocatori che abbracciano De Rossi come in questo momento Manolas, e invece il capitano della Roma è sorridente, forse esorcizza così anche un momento emozionantissimo per lui, mentre continuano i cori, in questo caso pochi cori contro la dirigenza, contro il presidente Pallotta in particolare. È entrato un De Rossi, ha ceduto la fascia da capitano a Florenzi, anche lui molto commosso. 38esimo, Roma 1 Parma 0, Cagliari. 41esimo, il pareggio della Parma con Gervinho che non esulta. Roma 1 Parma 1, 41esimo, Firenze. Torniamo all'Olimpico, dove la 43esimo il Parma ha pareggiato un paio di minuti fa, un'azione confezionata dagli ex Macin che ha giocato nella primavera della Roma, raso terra in profondità per Gervinho, la velocità dell'altro ex giallorosso, a 3 stagioni, è andato con una diagonale imprendibile per Mirante, poi ha alzato le braccia, non ha voluto esultare davanti al suo ex pubblico. 43esimo, Roma 1 Parma 1, Cagliari. A Pescara il 17esimo nel corso del secondo.
ha segnato Perotti, il 2-1 della Roma quando siamo arrivati al 44esimo. Perotti di testa, Roma 2, Parma 1, Pescara. Sì, grazie a Daniele Fortuna. Ora l'Empoli. Attenzione, l'Olimpico che interviene, è finita la partita, la Roma ha battuto il Parma per 2-1. San Siro. D'accordo, Fortuna. L'addio dall'Olimpico di Daniele De Rossi, Roma batte Parma, Daniele Fortuna. Roma batte Parma 2-1, ma i tifosi sono tutti qui ancora all'Olimpico. La Roma schierata al centro del campo, un pallone cilindrico enorme nel cerchio centrale del campo di DR16. Adesso sarà il momento dell'emozione, delle lacrime da parte dei tifosi, da parte di Daniele De Rossi, che è lì pronto a entrare per godersi l'ultimo abbraccio del suo pubblico. Adesso è ancora negli spogliatoi, nel tunnel che porta al campo, sta per entrare. Verrà premiato Bruno Conti, Francesco Totti in campo, non una targa ma un numero 16 di cristallo verrà consegnato al capitano, ormai ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, e lo stadio è ancora tutto qui ad aspettarlo. Con la assistenza tecnica di Stefano Catini restituisco la linea allo studio. Grazie ai nostri inviati. Un abbraccio che non finisce sotto la pioggia, De Rossi, il suo stadio, pieno all'inverosimile, 62.000 spettatori, molti in lacrime, come 2 anni fa per Totti, che piange come Bruno Conti, e prima Ranieri, salutato dai tifosi, dai loro cori. Sono quelle serate che ti resteranno dentro, ti marchiano, ti avvolgono, ti coccolano, per cui grazie veramente tanto ai tifosi romanisti. Io credo che Daniele, sì, continuerà a giocare perché ancora ha voglia di giocare, credo che non giocherà per un'altra squadra italiana ma andrà all'estero. La serata dei saluti, del bacio di De Rossi sulla pista d'atletica davanti alla curva sud, una festa però nonostante la malinconia, la celebrazione del romanismo, del senso d'appartenenza scritta su 100 striscioni. De Rossi alla fine non parla, sorride, saluta compagni, tifosi, abbraccia la moglie, i suoi bambini. Sarà ancora a casa sua questo stadio, mentre sempre e per sempre di De Gregori celebra un amore senza rabbia, come aveva chiesto il capitano ai tifosi, ascoltato pochi cori infatti contro Pallotta. Il domani sarà da un'altra parte, ma questa è stata una serata bellissima con Stefano Catini, Daniele Fortuna, GR1.